Voci.fm, il sito delle voci. Massimo Corvo su Voci.fm, intanto parliamo del premio Tonino Colla, sei stato ospite, che impressioni hai avuto? Sì, nella giuria dell'anno scorso, non di quest'anno, l'impressione è commovente, è soprattutto commovente perché io ero molto legato, molto amico di Tonino ed è stato anche un ottimo maestro nei miei confronti, quindi tutta la mia gratitudine e l'amicizia che purtroppo, cioè, continua a esserci, ma lui se n'è andato troppo prematuramente. A proposito di maestri e di imparare, cosa può essere o chi può essere un buon maestro per chi vuole fare realmente il doppiatore? Ma il buon maestro non è necessariamente un ottimo o bravo doppiatore, perché la capacità di trasmettere il materiale di questo mestiere non è da tutti, quindi bisogna avere soprattutto un'attitudine a insegnare, ad ascoltare, a farsi capire, avere un po' di carisma, sono tante le componenti che permettono poi a un allievo di acquisire e quindi di crescere, di imparare. Soprattutto comunque è sempre la cosa più importante, è sempre la pratica guidata, perché fare pratica a casa così non serve a niente, quasi a niente. Vanno comunque seguiti i ragazzi e vanno anche un pochino selezionati, secondo me, perché non tutti possono fare, che se ne dica vedendo questi talent che doppiano, ce se ne accorge subito, perché non è mai un livello buono, diciamo, no? A meno che non sono dei grandi attori, quindi... Poi all'occhio esperto, diciamo, magari al pubblico possono sembrare bravissimi, poi invece all'occhio esperto... Sì, il pubblico è contento se c'è, adesso faccio un esempio senza nulla togliere, a Mara Maionchi che ha doppiato in Coco o ad altri, ma in America i talent sono altri, sono Whoopi Goldberg, all'epoca Robin Williams, insomma... Attori veri, e questo poi quando si riuscirà a capire bene, anche perché non credo che porti a tanto questo talent come guadagni, siccome si punta a quello. Io non so se c'è, mi sembra di aver sentito tempo fa che hanno fatto un'indagine, il talent non porta più soldi, quindi meriterebbe di più un bravo doppiatore piuttosto che un talent, ripeto, a meno che non sia un grande attore come è stato Gassman all'epoca nel Re Leone o Giannini, Giannini poi nasce anche come doppiatore, quindi Proietti, insomma, grandi attori se ne vedono sempre meno e si vedono tanti talent. Ultimamente uno youtuber è stato chiamato a doppiare, insomma, bisognerebbe starci un pochino attenti, bisognerebbe difenderlo un po' di più questa professione. Almeno Tonino, che era uno dei miei maestri, questo mi ha insegnato. Il personaggio che le è rimasto più nel cuore, il personaggio cui ha dato la voce? Allora, tanto per rimanere in tema, è la prima volta che ho doppiato Jean Reno, il film era Leon e mi è rimasto nel cuore, e il direttore di doppiaggio era Tonino Accolla, e quindi non posso... Tutto torna. Carlo, sì, sì. Leon, che nome cazzuto. Sì. Indimenticabile. Sì, è vero, sì. Poi un attore che mi è rimasto, l'ho doppiato in altri 30 film, adesso non mi ricordo. Comunque è uno degli attori che amo proprio seguire, insomma, perché poi è un piacere seguirli. Quando gli attori sono bravi è veramente un piacere. È più difficile quando gli attori sono meno bravi. Senza nulla togliere, per esempio, ho doppiato un paio di volte Steven Seagal, che è un grande maestro d'armi, ma non, insomma, è più faticoso. Allora, un saluto a tutti i voci.fm, e in bocca al lupo per tutto e divertitevi sempre. Chi lavora con la voce è su voci.fm. Scarica l'app di voci.fm gratis su App Store e Google Play.